Ciao amiche, ciao amici, vediamo tre regole per uscire dalle relazioni trappola. Le relazioni trappola quali sono? Sono quelle relazioni che ti imprigionano, ti tengono legato, ti mettono in una posizione cosiddetta ortostatica, cioè non ti permettono di esprimere liberamente quella che è la tua felicità e ti tengono bloccato. Ti tengono bloccato sulla sofferenza, nel senso che ti lamenti ma non riesci a venirne fuori, sono un po' come una sabbia mobile. E sono persone manipolative normalmente che ti tengono bloccate in queste relazioni. Allora, le tre regole per venirne fuori sono: la prima è quella di avere degli obiettivi chiari, di sapere esattamente dove vuoi andare, anche a livello logico, devi sapere esattamente quello che vuoi. La seconda regola che devi utilizzare è evita di giustificare una persona che ti genera sofferenza, perché non devi dire: ah, questo è uno stronzo perché magari da piccolo ha sofferto, questa è una stronza, perché sono giustificazioni che noi ci diamo per abbattere la nostra stima, la stima che abbiamo di noi stessi, perché poi una parte di noi si sputerebbe in faccia. E allora questa è la seconda. E la terza regola fondamentale per venire fuori è datti delle emozioni esterne a questa relazione, perché fin tanto che non sarai in grado di regalarti delle emozioni esterne a questa relazione trappola, resterai imprigionato. Non avrai la forza per venire fuori. Per acquisire la forza per venire fuori devi darti emozioni esterne. Soltanto tu puoi decidere di farlo nel momento in cui, e potrai decidere di farlo nel momento in cui avrai smesso di giustificare questa persona, nel momento in cui avrai degli obiettivi chiari su quello che vuoi. Queste tre regole messe assieme ti permettono di superare veramente delle situazioni difficili e di venire fuori da relazioni dannose. E devi metterci tutta la forza per riuscire ad impegnarti in questo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, postata nei commenti e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Non dimenticarti la nuova rubrica del lunedì dei video sondaggi, dove ogni lunedì verrà proposto un tema nuovo, un sondaggio nuovo da discutere tra tutti gli appartenenti alla community iscritti al canale. E potrai anche in quell'occasione lì proporre dei temi di tuo interesse che verranno proposti in un successivo video sondaggio. Ciao a tutti!